Servo il Longevity Fest, uno sguardo sul mondo degli ultracentenari d'Ogliastra e sui segreti di una vita lunga e sana. Servizio di Simona De Sole. Ma tu che cosa mangi? Cosa mangio? Poca roba. Tanti zuccheri, verdure, pochi o niente. Ogni giorno a pranzo due culurgiones e a cena un bicchiere di latte. Battistina Secci, per tutti zia Battina, e il segreto dei suoi quasi 100 anni portati con disinvoltura sono stati tra i protagonisti della prima edizione del Longevity Fest di Porto Cervo. L'evento, ideato dal regista originario di Lanusei, Pietro Mereu, è stato un'immersione nelle aree del mondo con la maggiore concentrazione di ultracentenari, le cosiddette Blue Zone, secondo la definizione del ricercatore Gianni Pes, e in particolare in quella dell'Ogliastra. Sono delle persone che assecondavano il ritmo della natura e sono molto integrate nella natura. Quando tu sei integrato con la natura hai chiaramente uno stile di vita più sano. Nel corso della serata è stato proiettato il documentario Il Club dei Centenari, il viaggio nei paesi di Arzana, Baunei, Talana, Urzulei e Villa Grande e Strisaili che Mereu ha compiuto per testimoniare la vita degli ultracentenari concentrati soprattutto in questa zona della Sardegna. Sono più di 50 per 56.000 abitanti totali dell'Ogliastra. Ma qual è la chiave per vivere così a lungo? Questo successo è collegato all'alimentazione, è collegato alla genetica, è collegato allo stile di vita inteso come il mantenimento di interessi verso il mondo.